cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, la pace del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti noi. Oggi, 22 agosto, vi invito a unirci al Re Davide e a lodare il nostro Signore tramite i primi tre versetti del Salmo 16. Leggiamoli insieme. Proteggimi, o Dio, perché io confido in te. Ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho ben alcuno all'infuori di te. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Questo salmo può essere intitolato anche L'uomo è felice solo accanto a Dio o L'uomo che confida in Dio è benedetto. Davide comincia questo salmo con una richiesta, una preghiera. Proteggimi, o Dio, ma continua anche con una confessione, perché io confido in te, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Quanti di noi non hanno fatto la stessa preghiera e spesso non hanno ricevuto una risposta? Non possiamo venire davanti al nostro Padre Signore con arroganza, aspettando che Lui debba aiutarci per forza. Davide aveva una relazione ravvicinata con il Signore, aveva messo la sua vita ai piedi del Signore, la sua anima apparteneva a Lui, viveva sotto l'ombra dell'Onnipotente. Il Signore lo conosceva, era il suo servo. Se vogliamo che il Signore intervenga nella nostra vita, che ci protegga, anche noi dobbiamo mettere la nostra vita nelle sue mani. Dobbiamo sottometterci alla volontà dell'Onnipotente e lasciare che il suo amore ci trasformi il cuore. Dobbiamo riconoscere che apparteniamo a Lui e che il suo Figlio, Gesù Cristo, è il nostro Redentore. Non possiamo avere una relazione con il nostro Dio Signore se non vogliamo essere i suoi amici, così come era Davide, se non vogliamo rispondere al suo immenso amore con amore e umiltà. Lui deve essere il nostro grande tesoro, non dobbiamo avere altri dei. E nei momenti di gioia, ma soprattutto di sofferenza e tristezza, scopriremo che non siamo soli. Che non solo il nostro Padre Celeste è accanto a noi, ma che ci sono anche altre persone che hanno gli stessi nostri sentimenti e con i quali possiamo parlare della grazia del Signore, dei miracoli che Egli compie ogni giorno nella nostra vita. Così come è scritto nel versetto 3, esistono sulla terra delle persone nelle quali possiamo riporre tutto il nostro affetto, delle persone sante, non perché hanno qualcosa in più o hanno fatto delle cose straordinarie, ma perché hanno accettato che il Signore sia parte della loro vita e che il loro carattere sia cambiato e trasformato come il suo. Quando il Signore e lo Spirito Santo sono presenti nella vita e nel cuore delle persone, la vita cambia, diventa piena di colori come l'arcobaleno e riceviamo la forza di affrontare le difficoltà e le tentazioni. Possiamo guardare la vita con speranza e fede. E tutti coloro che ricevono questo dono diventano un'anima sola, uniti del medesimo modo di pensare, il medesimo amore, avendo un unico sentimento e desiderio, lodare e ringraziare il nostro Padre per la sua grazia. Nel nostro Dio troveremo sempre ragioni forti, misteriose ed eterne per guardare la vita con gioia, con serenità, ma soprattutto con speranza e fede, così come è scritto anche alla fine di questo salmo. Dio ci insegna la via della vita. Nella sua presenza ci sono gioie e sazietà. Alla sua destra ci sono delizie in eterno. Avviciniamoci allora con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e grazia ed essere soccorsi al momento opportuno, perché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno. Buon sabato a tutti voi.